Buongiorno! Nei giorni scorsi sulle storie vi avevo detto che non mi svelavo ancora nulla, ma bambò! Sto andando ad Abano Terme. Riproviamo con un po' più di verve. Dove stiamo andando? Stiamo andando ad Abano Terme. A Natale mio padre e Valeria, la compagna, ci hanno regalato un weekend alle terme ad Abano, dove loro vanno tutti gli anni. E quindi vabbè, ci siamo dovuti sacrificare. Quindi sarà un weekend, sì, di visita, perché andremo a Padova, a Verona, forse vediamo anche una mia amica, però sarà anche un weekend molto di relax. Faccio vedere bene il posto, è molto bello per il tempo, stupendo. Dunque, qua c'è la piscina che si collega con quella interna. Stiamo andando a cena qua al ristorante dell'albergo. Stamattina ci dedichiamo a palestra e piscina, infatti io sono già in tenuta. Oggi ho tutto Tom Malfiger. Merenda time. Ovviamente la città è completamente diversa, però ricorda comunque Venezia un po' come architettura. Tra l'altro, oltre ai soliti negozi classici, ci sono anche un sacco di atelier, di botteghe, di pasticcerie. E molti di questi negozi, oh, un negozio di abiti da sposa. Particolari. Baci. Stiamo andando alla Cappella degli Scrovegni a vedere Giotto. Ma non urlare! Nimba li vince sempre! Non urlare! Thank you.
colazione, ora siamo già ben lontani dall'albergo, anche perché il navigatore ci ha fatto fare tipo il giro del Veneto prima di arrivare alla tangenziale. Dicevamo che il navigatore, avevamo la tangenziale vicino, cioè l'autostrada vicino, tra 600 metri. Invece il navigatore ha preferito farci fare non so quali giri, passare in mezzo a tutte le campagne, che per carità bellissimi posti, però diciamo che dobbiamo arrivare a destinazione, anche perché poi davvero a casa ci sono 3 ore. L'aria è passata. Dite che questa scena sembrava organizzata, che è tutto vero in tempo reale. Carina per me e per lui, con la data del matrimonio tutta pucciosa. Lui cosa faceva? Ma perché devi fare queste cose? Ah, fammi vedere cosa ha fatto l'Inter. 4-0, eh? Cioè, 4-0. Tripletta di Maurito Icardi. Dico il romanticismo. Ti dico solo questo. No. Prenotato in una specie di vineria, gastronomia, quello che era. Poi però, visto che ci stavamo facendo ancora un giro, abbiamo scoperto un posto spagnolo, tra l'altro originario della Spagna, quindi non solo un posto che cucinava spagnolo e basta, produttore di jamón iberico, e quindi ovviamente non potevamo non fermarci. E io non potevo non prendere la sangria. Ma stiamo andando verso la macchina, perché appunto ci sono ancora 3 ore di viaggio, quindi praticamente il nostro viaggetto termina. The end.